tre nuovi giochi gratuiti che devi assolutamente scaricare nella tua Nintendo Switch. Cioè, assolutamente no, però adesso li proviamo e poi vediamo se dovrai scaricarli assolutamente sulla tua Nintendo Switch. Ma prima, lascia un mi piace, iscriviti al canale perché siamo arrivati. Non si vede, siamo arrivati a 80. Oh no, sto facendo 88.000 iscritti. Quindi vorrei arrivare a 100.000 iscritti. Magari chiedo troppo entro fine anno. Quindi se vi va, ma a voi non costa nulla, aiutatemi a raggiungere questo piccolo traguardo e dire: vai, nel 2024 raggiunto anche questo nuovo obiettivo. Il primo di questi tre giochi gratis è Pool Blitz. Praticamente, com'è che si chiama? Lo so, aspetta, il biliardo. Ed è un nuovo gioco perché non l'avevo mai visto. Ci sono altri video dove vi ho fatto vedere 10 giochi gratuiti, ci sono diversi video e ovviamente in ogni video vedete giochi diversi, quindi eventualmente andateli a recuperare, io ve li linko qui. E non ho mai visto questo qua del biliardo. E quindi mi sono detta, però secondo me è figo un gioco di biliardo gratis su Switch, c'è cioè un bel passatempo. Chi non ama giocare al biliardo? Io ogni tanto nelle sale giochi, raramente quando vado, capito sempre che ci gioco con i miei amici. Sì, faccio schifo, però quello è un altro discorso. Però ho detto, secondo me potrebbe essere carino. Tanto è gratis, chi se ne frega. Allora, com'è che devo fare? Spingi a sinistra e a destra. R, applica il quale R? Ma se vi state chiedendo se io faccio da anni video su Nintendo Switch, la risposta è sì, ma comunque continuo a confondere i tasti perché anche se voi non mi vedete, comunque giocando da Xbox, PS5, eccetera, cioè mi confondo con i tasti, ok? Ok? Comunque ho capito come si gioca e sembro veramente forte, cioè avete visto, mizia, ho fatto due tiri, comunque questo era solo il tutorial. È online ovviamente, quindi sfideremo un vero avversario, ragazzi. Sfideremo un vero avversario, ma non mi ha dato la mia mazza nuova rossa, com'è? Perché no? Comunque trova velocemente le persone. È un gioco da boomer. Sicuramente sto sfidando un sessantenne e mi straccerà il sedere. Però, mai dire mai, noi ci proveremo. Ah, così possiamo. Ok, questo non lo sapevo. Va bene, facciamo un lancio. Sono io che devo lanciare? Ho capito, possiamo iniziare? Spaccapalle. Io ho fatto le piene, mi pare. Quindi io devo buttare le piene? Mi sa di sì, raga. Ci ho capito. Oh, entrata la verde! È mia? Ok, sono su piene. Let's go. Quindi adesso se io imbuco, continuo a giocare. Piano. Poteva entrare, è stato un brutto tiro. Ok, quindi lui è su. Se non è pieno, è. Vabbè, quelle non piene. No, l'ha buttata una giù. Ok. Dai! Non ci credo, ragazzi. Ah, no, è entrata. Stavo dicendo, non ci credo. Quindi una l'abbiamo fatta entrare. Mo' vediamo dove possiamo andare. Qua, questa. Questa, baby. Questa! Mamma mia! Si vede che ci gioco adesso. Ragazzi, ho 30 anni. Non sembro, ma li ho. Quindi questi giochi mi piacciono. Giochi da boomer. Questo dovete assolutamente scaricarlo. Bello. Mi sta piacendo un sacco. Mi sto divertendo manco fosse su Mario Party. Scaricatelo subito. Non mi ricordo manco come si chiama. Pool Blitz, una cosa del genere. Ma questo mi rimonta. Mi ha messo uno in buca. Questa è facile, questa può bucarla. Rimontona. In pratica, appena finite piene, non piene, vince l'ultimo che mette la nera in una buca. Quindi il mio obiettivo intanto è finire le palle piene, non piene. Di poco e un colpetto. No, vabbè, ma che è sto colpetto? Marco ci è arrivata! Nessun colpo, ho fatto fallo, Ma che personaggio ha quel co? Ci sono pure i personaggi. Attenzione, grave errore del nostro giocatore. Che comunque è a livello 6. Stai perdendo con una che sta facendo la prima partita. Pensa tu che è scarso. Pensa tu. Oh dai, ma l'ho posizionata di nuovo male. Questa arancione mi farà perdere un sacco di colpi.
Lui per fortuna non ha messo. Oh, però mi ha posizionato secondo me bene la gialla. E qui ho due possibilità. Fare così. Fortissima! Incredibile! L'ultima questa! Sta cavolo di arancione mi ha rotto l'anima! L'ho posizionata bene, almeno c'entra. Cioè. Ok, non è posizionata male. Let's go! Let's go! Mi sto davvero emozionando per il bowling. Ho capito, ma come ci arrivo a prendere? Devo prendere la nera, c'è questo qua davanti. Allora, in realtà possiamo fare così. Vediamo se la. Eh no, liscio. l'idea era buona, ma non era stata calcolata bene. Quindi dobbiamo puntare alla nera. Se questo mi mette la palla bianca bella posizionata bene. Dai, forza, bro. Let's go. Bravo, Minzia. Mi ha dato una bella. Cioè, me l'hai posizionata bene. Dai, non mi posso lamentare. So che. Dove andiamo? Andiamo là, andiamo qua. Allora. Com'è che si chiamava? Biliardo. Mamma mia, contro sessantenne, boomerone. Se la porta a casa. Mi è piaciuto un sacco sto gioco. Penso che continuerò a giocare. Mo mi apro pure lo scrigno. Signori, Pool Blitz. Un 7 su 10 se lo merita. Il secondo gioco è Fast Penguin. Dovrebbe essere una sorta di Mario Kart senza i kart con i pinguini. Cioè, se ho capito bene, dovrebbe essere una cosa del genere. Per giocare a questo gioco dovete avere un account Epic. Ci ho impiegato 20 minuti per collegare il mio account. Vabbè, scadeva il codice, eccetera. In ogni caso è abbastanza facile. Penso che comunque un account Epic ce l'avete. Penso che chiunque abbia un account Epic. In ogni caso potete collegare anche l'account di Nintendo Switch a Epic, quindi non ci sono problemi. Ok, abbiamo un pinguino che prende il giornale, la valigia e va via. E prende un aereo. Vabbè, io non leggo tutta questa roba, mi rifiuto. Ci sono non so quante pagine, lo scopriremo. Allora, addirittura c'è un pass stagionale che credo si paghi, stagione 1, quindi comunque questo gioco è proprio fresco fresco, ragazzi, è proprio uscito adesso. La personalizzazione, ovviamente penso che possiamo soltanto personalizzare i pinguini, quindi non penso che sia esatto. Però possiamo cambiare il colore al nostro pinguino, aggiungergli dei vestiti. Un kart, ci sono anche, come ho detto, i kart, la super mossa. Vabbè, io direi di scoprire un po' il gioco perché ci sono tante cose, ma andiamo una cosa per volta. Allora, questa è una delle tante piste, perché comunque ci sono anche piste diverse. Quando parto, oh, siamo tutti messi qua pronti. Oh, oddio. Ok? Ah, c'è chi si tuffa pure addirittura. Com'è che volavano quelli? Vabbè, si prendono delle scatolette di, immagino, pesce. Non lo so. Comunque, qua facciamo il turbo. Diciamo, se avete esperienza in Mario Kart, sembra abbastanza semplice. Però ci sono degli oggetti. C'è qualcosa che posso utilizzare contro gli altri pinguini? Come li prendo a schiaffi? Gli posso lanciare delle cose? Ah, ok. Non dobbiamo prendere ovviamente gli ostacoli. Io ho preso un pezzo di legno. Siamo ultimi. Cioè, mi sembra che a livello di posizione non siamo messi molto bene. Ho proprio questo sentore. Ci sono delle cose che cadono, luminose. Cos'è? Io. Ah, ok. Ho preso un paracadute. Quindi teoricamente dovrei andare molto veloce rispetto agli altri. Solo che gli altri hanno pure il paracadute. Quindi, insomma. Ci sono dei vermi giganti che passano come. Cos'è successo? Non l'ho capito. So solo che ho sbattuto contro il verme e qualcosa mi ha sballottolato fuori dalla pista. Comunque, vabbè. Ma c'è un turbo, qualcosa. Cioè, a parte questi qua. Cioè. Ah, così facciamo una specie di salto. Anche perché ho visto che c'è tipo una special. Ma io qua non vedo tipo. Schiaccia X, eccetera. Avete visto quello con la balena? Era quello che vi dicevo io, la special, ragazzi. Sono al nono posto su 20. Che non è male. Quindi, comunque, è un po' Stumble Guys che ci sono dei round. Penso per classificarsi. Vai, dagli un calcio pure a questo. Dagli un calcio pure a questo. Gira. Vai.
Vai, picchialo. Spacca. Sì, raga, lo colpisco. Ah, il granchio. Il karma, mi ha punito. Mi ha punito il karma, ragazzi. Mannaggia, non ci voleva. Ero settima. Sono sempre settima. Com'è possibile? Dagli un altro calcio a questo. No! Non avevo visto il buco. Ero impegnato a picchiare la gente. Allora, quello allo skate non vale. Oh, ma sempre questo con la balena. Ma ce l'ha attaccata col filo. Allora, devo dire, prime impressioni a caldo, non è male grafica. Oh, stavo dicendo, non è male graficamente il gioco. Sembra anche divertente. Ci sono tantissime funzioni che io non ho ben chiare. Però vedo che c'è comunque molta personalizzazione sia dal punto di vista dei kart, delle abilità, eccetera. Non ho ancora capito come mi trasformo con l'orca gigante. Però sembra carino, cioè molto molto carino. E arriviamo all'ultimo gioco di oggi, Rec Room. Allora, non so se riusciremo a provarlo, perché è un gioco che teoricamente nasce esclusivamente come multiplayer. Quindi, da quello che ho capito dalla descrizione, ci permette di creare un personaggio così come state vedendo nello schermo e delle stanze di gioco, un po' come Roblox, dove ci sono alcuni giochi con la chat vocale, eccetera. Ora, qui non c'è la chat vocale perché su Nintendo Switch non esiste chat vocale, dovreste avere l'applicazione per parlare con qualcuno, ma è molto scomoda. Però comunque potete creare delle stanze dove all'interno credo si possano fare dei minigiochi, eccetera. Sembra carino. Il problema è che è su Switch. Se comunque questo gioco esiste su PC potrebbe avere un senso. Il problema di giocare multiplayer così su Switch non so se abbia molto senso. Comunque vediamo se riusciamo a vedere qualcosa, perché non so se effettivamente riusciamo da soli. Allora, intanto possiamo vedere un attimo la personalizzazione del nostro omino strano, perché tutto è tranne che tranne che bello, le cose giuste. Vabbè, io vado veloce giusto per dare un'occhiata. Allora, base colore non me lo fa cambiare. Va bene lo stesso, non ha importanza, noi non giudichiamo un gioco da questi problemi. Abbiamo anche i vestitini. Ragazzi, la vostra insegnante, questa è palesemente la vostra insegnante. Non sposto la mia faccia per farvi vedere, è palesemente la vostra insegnante. Ora possiamo aprire la porta. Oddio, sto dicendo chi è questa. Battaglie, horror, quelli dove penso bisogna disegnare, sembra veramente interessante. Proviamo battaglie e all'interno di... praticamente è una sorta di Roblox con all'interno dei giochi. Però vi dirò, sembra veramente carino, solo che non stanno caricando i giochi. Bene, le mie aspettative si abbassano. Però, ripeto, sembra veramente carino, esatto. Qua abbiamo praticamente tutte le mappe. E ci sono anche i voti, proprio una sorta di Roblox. Ad esempio questa è votata 1-3-3000, quindi proviamola. Potete creare le stanze con i vostri amici o comunque entrare nelle stanze pubbliche. Quindi io penso che sto gioco esista anche su PC, perché non avrebbe senso farlo solo su Switch. Però incredibile, e non riescono a portare Roblox su Nintendo Switch. Com'è possibile che sto gioco sia in Roblox no? Sta iniziando la partita, ZR si spara, così si mira, B drop, cosa drop? Ah no, 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 che drop? Non drop, niente, ok. Allora, si può correre? Sì. Tenendo l'analogico premuto. Si può saltare? No. Ah, ok, è difficile. Ma perché mi viene... cioè, siccome premo la B... droppo l'arma, perché per me la B è tipo saltare. Ne posso avere due. Interessante però questa cosa. Dove siete? Forza. Ok. Allora, il segreto è avvicinarci. Quanti colpi devo dare per uccidere? Oh, questa non mi vede. Oh, ti giri! Lugarciovo! Forza, fatevi sotto. Fatevi sotto. Ah, ma gli devo rubare qualcosa. Devo rubargli la bandiera. Ah, ma
Ok, non era chiaro questo. Non era chiaro. Correte alla una, bagno, qualcuno mi sta sparando dietro. Uè, mi ha preso. Però ho capito, ho capito. Vabbè, ho interrotto la partita perché tanto avete capito il senso del gioco. È un po' Roblox con una serie di giochi creati dalle persone. Devo dire che non sono veramente male. Alcuni giochi sono veramente carini e un po' come Roblox, basati anche sui voti, perché i voti vi dicono se un gioco merita oppure non merita. Personalmente, di questi tre giochi che ho provato, sono rimasta pienamente soddisfatta. Forse l'unico a cui non giocherei di nuovo è quello dei pinguini, che seppur ben fatto non mi interessava. Per me il biliardo, bello, proprio il passatempo che mi serve su Nintendo Switch. E quello del Rec Room l'ho apprezzato veramente tanto, perché comunque sembra fatto meglio di Roblox. Provateli e fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.